Wahey Kuj, ben ritrovati dal vostro AndraLink91 in questo nuovo episodio di Nazuma 11 Strikers. Andiamo ad esplorare un po' questa nuova modalità, questa coppa, questa quarta coppa che bisogna vincere per tre partite di fila per poter accedere alla finale. Ora, ci ho ragionato un attimino e ho pensato, ma non è che magari devi vincere tre partite di fila senza poter cambiare torneo? Forse intendevano questo. Però se è così o se non è così, lo scopriamo presto perché comunque sia, ora la facciamo, vediamo come si svolge. La squadra è quella che ho usato appunto contro la Ogre. So benissimo che c'è da migliorare. Ogre, ho reclutato Bash, ma non l'ho messo in squadra. Lo metto forse nella prof. O per la finale o nella prossima. Devo un attimo vedere bene dove inserirlo. Già saprei anche dove. Però per il momento voglio un attimino sfruttare il trio di Afrodite, Gazelle e Torchio, perché davvero l'ho dovuto allenare un sacco per farli arrivare il loro legame al 100. Ah, contro la Royal? Ah, non ci ho fatto caso. Ma quanto sono più forti rispetto alla Royal che conosciamo? Perché devono essere un minimo più forti, no? Al centro. Shawn è carico? Vabbè, Sean un attimino sta lì. Goker, Goker, Goker. Ci sei tu, Goker? Vai, passa avanti, che c'è Axel Rubber. Che bello carico. Vai, con tormenta di fuoco. Oh, yes. Potevo fare fuoco incrociato con Sean? Potevo, potevo. Oh, no, io l'ho cambiata. No, che sbaglio. Non gliel'ho cambiata. Porca miseria, mi sono dimenticato a cambiargli la mossa. No, ma perché a me? Perché gliel'ho cambiata? Lo sapevo che ce l'aveva, perché non l'ho cambiata? Ah, che sbaglio enorme. Ma penso che basta la trivella spaziale. Penso basti la trivella, eh. Insomma, anche la respinge. Non è un grande problema. Infatti, dai, contro la Royal. Voglio dire, ehi, ehi, ma no, non ti faccio passare. Ah, il pinguino imperatore? Va bene. Sarò stato io sciocco a farli tirare. Potevo difendere un po' meglio. Ma vabbè. Carichiamo allora Morso della Belva. Per stare tranquilli, lo usiamo. Crunch. Non è colpa mia, è colpa sua che l'hai tirata là. Poteva tirarla dall'altra parte, no? Ok, andiamo con lui. Eccolo, vai, grande. Non mi ferma nessuno. Palla di fuoco. Grande. Fammi vedere se è gol. Morso della Belva. È forte però questo King, eh. Se vogliamo fare gol, dobbiamo un attimino potenziarci, no? Eccolo, preciso! Ho lasciato proprio nel secondo in cui si è caricato. Molta fortuna ho avuto perché pensavo che non era carico, invece era più. Appena l'ho lasciato era caricato. Ancora Morso della Belva? Quanti punti c'ha sto King? Oh! E la para pure col furore! Ah, mo però non ce l'ha più, mo. Mo voglio ride. Sì, vabbè, qualcuno. Ah, era mio! Ah, pensavo che era l'altro di loro! E tutti quanti lì stanno, nessuno la prende! Meno male che è il mio! Porca miseria, se no. Ok, aiuto, aiuto. Vai, ora con scarica stellare. Facciamogli un gol. Ora posso farlo. Potrebbe fare barriera di forza, che barriera di forza, insomma, impiega pochissimi punti tecnica, ma no, non ce la fa, non è carico per niente. E un gol. E un gol è andato. Il primo tempo ce lo portiamo a casa noi. Però comunque sia. Oh, che fa? E dove andà? Avete visto che era pronto per il passaggio, no? Mannaggia. Non riesco mai a bloccarli quando è così. Perché? Niente, è inutile. Mi devo preparare a parare. Sto tiro, dai, su. Ma meno male che comunque sia il tempo per ricaricarmi ce l'ho, se no era grave la cosa. Eccolo. Gnammete. Molto buona la palla. Sa un po' di pelle, però.
dai, dai, prima che scadeva appunto il cerchio, che qua si scarica in una maniera impressionante la possibilità di fare tecniche. Eccolo! Mentre evito due volte la scivolata del difensore. Eccolo! Richiamo del lupo! Vai, vai, vai! Barriera di forza! Questa la supero facile! No. Non mi interessa. Non mi interessa, sinceramente. No. Volevo fare il grande caos, ma a sto punto teniamo in gioco la palla. Oh, cavolo, il tempo. Fuori gioco! Eccoci al tempo. Ma non è vero! Ma non è vero! Ma da davanti mi fa fallo. Mi fa fallo in scivolata da davanti, mi prende? La palla neanche è arrivata, questo già scivolata micidiale. Cosa la fa per aria, la fa la scivolata? Non lo so. Ma la difesa è impenetrabile, cosa? Che sta che hanno. Due gol hanno subito già. Ma basta! Meno male! Perché è molto imbarazzante la faccenda. Sean sarebbe anche carico, Non è concesso sbagliare. Dobbiamo palla con Sean. Meglio così. Almeno abbiamo subito la possibilità di passare all'attacco. Molto versatile questo Sean, mi piace. No, lui con Bright non. No. Pensavo un'altra cosa. Non è lui comunque. Bene. Molto bene. Poi mi sono messo, non so perché, a pensare a Bright Whitingale. Comunque sia, che con Xavier non ha nessuna tecnica. È con Torch che ha fuoco di ghiaccio, com'è? Non era mia intenzione attivare furore, ma tanto che ci stiamo. Ma con chi è? Lui ce l'ha pure? Zona micidiale! Oh, ma Joe King, l'hai visto? È un portiere che ha la presa acia. Oh, ma dove ti presenti? Guarda un po'. Dai, su. Oddio, potevo anche passarla a Cannon. Che almeno faceva un tiro un po' diverso da quelli che vediamo di solito. Con calma. Nessuno ti può bloccare. Da qui possiamo tirare, bene. Bene, siamo. Non siamo proprio nell'area, però ci siamo molto vicini. Penso che un gol ce la facciamo a farlo. Non commosso della belva. O forse sì? Sì, bravo. Parata normale, ce la facciamo? Chi lo sa? Proviamo. Non ce la facciamo. Oh, invece sì! Via, fuori! Dove va Axel? Cos'era una. Quello era il suono di un'ascia che viene scossa. Quello era il suono di un'ascia che viene scossa. O percossa al vento. Vediamo un po' allora se è come pensavo io, che ti fa anche riposare tra una partita e l'altra, oppure ti fa fare tutto quanto insieme. E invece no. Ah, ok. Continuiamo subito, perché volevo fare tra un episodio e l'altro, però dato che siccome sembra che siano squadre già affrontate, continuiamo e facciamo anche queste, e poi domani contro le ragazze. Ma quale sarà la squadra che abbiamo contro? Iniziamo la partita. Alios Academy, praticamente la prima dei due tornei iniziali. Però la terza cosa, la finale è una squadra nuova. Ci sta. Bravo Chester, tutta la telecronaca, sì. Quelle 30 frasi preimpostate. Una bella telecronaca. Ehi. Chi era? Torna qui. Cos'è successo? Stai calmino. Aio. No, lui. Pensavo di controllare. Oh, però. Grande. Vai, subito. È un po' lontano, ma hey, come prima gol. Si spero. Cannonata rovente.
Trivella spaziale. Ah, versione 2. Potrebbe. Non potrebbe invece. No, gol. Iniziamo subito. Goker, non è carico Goker. Cometa astrale è forte, specialmente se tira. Bellatrix. Potenziamo. Usiamo morso della belva. Proprio devo stare tranquillo quando gioco contro gli altri. Grazie Chester. Però subito, vai, siamo nell'area quasi. O meglio, nell'area per quanto riguarda Inazuma Eleven. Inazuma Eleven nell'area non di rigore ma di tiro. Inizia praticamente lì dove sta lui. E poco prima, giusto qualche passetto prima. Però l'area di rigore è come nella vita reale. Deve essere quella. Ok, la parata perché comunque sia il suo amichetto gliel'ha indebolito. Ma da qua tira? Tornado inverso è una tecnica che blocca anche. Quindi neanche mi ci spreco, barriera di forza faccio al massimo. Neanche mi ci voglio sprecare. Non è un tiro lungo. E però mi chiedo perché non c'è il quarto uomo in Inazuma Eleven. Se ci fosse il quarto uomo, sai quante espulsioni la squadra avversaria. Vai, morso della belva. Non mi posso fidare di nessuno. Talvolta i giocatori secondari sono più forti di quelli, diciamo, che vedi sempre in prima linea. Ok, passiamo la Canon. Ah, non ho caricato al massimo. Testata Inazuma. Ha respinta. Testata perché lo so io perché. Senza che ve lo spiego. Potete immaginarlo il perché. E infatti non è gol. Vai. Tiro angelico. Questo è gol. Ah, vai proprio col tacco. E non si passa, tu dici? Io dico di sì. Vedi come si è subito scalato lì il potenziale? Se correvo lo prendevo. Però non ho corso, non l'ho preso. Oh, miseria ladra. Accidenti. No, ragazzi, non posso neanche chiedere il time out. State facendo il passo più lungo, guarda. Devo bloccarli, sì. Vai. Eccolo. Palla di fuoco. Però Torch mi piaceva di più prima quando aveva praticamente il simbolo qua giù. Eccolo, va. Vabbè, dai, altri due. Dark Tornado, gravità massima. Il portiere. Tunnel spaziale. Guardalo. Fiero, grazie al cavolo. Amico, in due te l'hanno bloccata, Non so se ti sei reso conto. Vai, con richiamo del lupo. Fammi vedere, Sean. Richiamo del lupo. Yeah. Qui non si passa. Bella spaziale. Yeah. Bemmete. Arrete! Possibile la rimonta? No, è impossibile la rimonta. Barriera di porta. E infatti fa gol, visto? Prenditi questa come questa scarica stellare. Scarica stellare. Questa è la vera potenza. Pam in faccia! Dark Tornado, Tornado inverso. Ti manca solo Tornado di fuoco. Non è tua, non ce la fai. Ho detto che non ce la facevi. Cioè, tutti quanti i mostri ricordano a tirare? Tutti i mostri ricordano a tirare? Guardalo, stava lì, meno male che ho lasciato. Ma li leggo ogni tanto riesco a leggere le loro intenzioni. È un po' difficile, ma
monta. Mo no. Mo proprio no. Prima sì. Prima ho detto no e stavano quasi per recuperare. Però adesso proprio è un no sicuro. Ah. Volevo fare richiamo del lupo, ma c'era quella lì davanti che mi bloccava dopo. Quindi andiamo con una tormenta. L'ho detto? L'ho detto? L'ha fatto comunque, l'ha fatto. L'ha fatto comunque, l'ha fatto. Non ti casare tanto. Casa di poco. Non è vero. Chester dice delle falsità incredibili. Portiere imbattibile. Ma se gliel'hanno bloccata. Gliel'hanno bloccata. Vai, almeno ho barriera di forza. Dovrei bloccarla senza problemi. Vero? Bravo, Joe. Se mi mettevo a cercare Torch e Gazelle non finivo più. Che poi non sono Torch e Gazelle. Sono Whiting e le Beacons. Meteora dirompente, sì, è una tecnica B. Che può bloccare un tiro avversario. E infatti. Eccolo qua. Signore e signori, si chiude così la nostra partita. Una vittoria davvero meritata. Tutti abbiamo anche un'altra da fare. Risultato sofferto allo stadio, il vostro fedele Chester Horse Junior. Beh, il risultato sofferto no, però mi stavano per recuperare, quindi direi di sì. Va bene, va bene, va bene. Ora ci sarebbe la finale, ma la facciamo domani. Voi ve la fate domani, voi la vedete domani, io ve la vedo ora, purtroppo. Bene, Cuj. E poi guarda, non danno neanche tanti punti, 320, ma stiamo scherzando? Neanche stessi giocando in modalità principiante, ma neanche. Ecco, ora c'è la finale. Questa però la facciamo domani con tutta calma. Ad ogni modo, Cuj, io vi ringrazio come sempre per aver seguito anche questo episodio, questa volta più corposo, di Inazuma Eleven Strikers. Come sempre vi ricordo che in descrizione trovate i link per Twitter e Instagram, e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi, e noi ci vediamo come sempre domani con un nuovo video. Bye bye!